tutti, oggi sono qui con un mini video, ma proprio mini 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 mini. Mi scrivi clini, la 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 la. Tipo mezz'ora come al solito, però oggi parliamo di mini taglie, in particolare mini taglie, ossia quei cosmetici in taglia ridotta che vengono venduti da Sephora in mezzo a quest'isola che è piena di mini taglie, e io l'amo. L'amo, perché dobbiamo amare le mini taglie? Allora, alcune ne fanno una questione ambientale, dicono no, le mini taglie incoraggiano lo spreco. Attenzione, nel senso, dipende che prodotti prendiamo e dipende che uso ne facciamo. Nel senso, alla questione energetica e ambientale bisogna sempre farci molta attenzione, perché magari la size normale contiene 3 volte la plastica della size piccola, oltre che 3 volte il prodotto, quindi non è detto. Quindi, senza addentrarci nella questione ambientale, che è molto complessa, e anzi voglio affrontarla con un'esperta che mi ha già dato l'ok, quindi cercheremo di organizzare per settembre appunto un video insieme. Perché amare le mini taglie? Perché ci danno l'occasione di spendere meno su prodotti di cui raramente tocchiamo il fondo, tipo un illuminante. A me non è mai capitato di toccare il fondo della cialda di un illuminante, o tipo una terra, anche lì veramente veramente difficile, perché io non sono una che si dà la terra all over, e in genere è una cosa che sconsiglio vivamente a tutti. Oppure anche un rossetto in stick, anche lì difficilissimo per me che sono una beauty addict e comunque ho tantissimi prodotti. È difficilissimo che io finisca il rossetto, quindi per me è un metodo per sprecare meno prodotto, provare il prodotto prima in taglia ridotta ma anche a prezzo ridotto, in modo tale che se mi piace, semmai mi prendo il full size se vedo che lo uso proprio tanto. In più le mini taglie perché vanno amate? Perché sono perfette per viaggiare. Io infatti ho colto la palla al balzo, ho speso 100 euro da Sephora per andarmi a comprare la mia trousse dei sogni, perché ho detto vabbè, lo faccio per il video. Io comunque viaggio tantissimo, quindi la trousse da viaggio pronta io ce l'avevo sempre, anche se dovevo ritoccarla un pochino, quindi ho deciso di farla con le mini taglie. Adesso questa è la mia trousse ufficiale e ho scoperto dei prodotti veramente carini e interessanti. Appunto, quasi tutto quello che vedete qui si può reperire da Sephora. Non è un video sponsorizzato da Sephora, Sephora non credo neanche sappia che io lo sto facendo, però giusto per chiarezza, alcuni prodotti mi sono stati regalati, invece la maggior parte li ho comprati io con i miei soldi, come la maggior parte delle volte che faccio video su Sephora. Iniziamo subito. Io vi devo dire che mio marito mi chiama la pochettatrice seriale, nel senso che io non mi porto un grosso beauty. Perché? Perché lo trovo scomodo, lo trovo pesante, lo trovo pericoloso, soprattutto per i miei trucchi, nel senso che io trovo meno igienico portare tutto insieme rispetto a portare in pochette separate. Io porto in una pochette separata i pennelli, ad esempio pennelli e spugnetta, i trucchi, anzi questa piccola pochettina contiene tutti i trucchi per un full face, full glam, magari non full glam però comunque un make up impegnativo, questo che vedrete durante la spiegazione di cosa c'è qui dentro. Una pochette per la skincare. Come vedete hanno forme estremamente diverse, perché appunto dipende da cosa ci devo mettere dentro, e il fatto di non avere un beauty mi consente che se io devo solo fare la skincare porto solo questo, non devo portare questo. Insomma, io preferisco le pochettine per comodità, però se volete fare con un beauty, ne ho visto uno bellissimo su Amazon che sono stata tentata fino all'ultimo di prendere, però diciamo che ci sono le volte che io mi porto anche solo queste due e la skincare la lascio un po' così, piuttosto mi compro una maschera da Sephora quando arrivo. Non sempre ho la valigia grande e quindi il fatto che sia modulare il mio beauty mi aiuta anche moltissimo ad adattarla alla valigia che sto facendo. Mi mandano questa foto dal mare, cioè sono appena arrivati e una e due. Cioè adesso è svegliata neanche quando gli hanno tolto la maglietta, piccolo patatino della mamma, come se ci c'era. Mi commuovo quando la vedo dormire, non so per quale motivo, ma è troppo carino quando dorme. Poi in realtà una quarta pochette di cui vi parlo è quella per capelli. Vedete che c'è una preponderanza di pochette Nabla, ma semplicemente perché ad ogni invio PR mi mandano anche la pochette di quella collezione. Io trovo le pochette Nabla ottime, le uso praticamente per tutto. Allora, in questo video non solo vi farò vedere i trucchi, come mi ci trucco, le mini taglie eccetera, ma vi darò qualche consiglio utile magari per organizzare una trousse. Ho detto trousse, mio Dio, com'è?
retro come fa anni 90 Truss. Iniziamo subito con la pochette che sicuramente vi interesserà di più, ossia la pochette dei trucchi. La apriamo. Io utilizzo soprattutto d'estate il Professional, non lo utilizzo su tutto il viso, lo utilizzo solo sulle zone qui delle gote che ho un po' di pori dilatati, sul naso che ho un pochino di pori dilatati pure lì e sul mento e la fronte che mi lucido. Quindi sulla tipica zona T, in realtà è più una zona F, e su tutto il resto del viso non lo metto perché non ne ho bisogno, anzi è dannoso. Come fondotinta io porto due mini taglie. Queste qui in realtà le riempio con i miei full size tutte le volte che vado fuori, li riempio semplicemente con una siringa, è abbastanza facile. E sono questi qui di Nabla, sono due mini taglie del Close Up. È un fondotinta che d'estate mi piace perché ha una coprenza non troppo coprente ed è comunque un fondotinta dal finish che mi piace. Certo non è resistentissimo al sudore, magari se volete un fondotinta che vi piala tantissimo potete prendere una cosa del genere, ovviamente la mini taglia ve la potete anche fare voi, non la dovete per forza comprare, potete prendere una giaretta del genere e trasferirci dentro il fondotinta Infallible di L'Oreal, che è il meglio, regge al caldo da Dio. Comunque, questi sono i miei fondotinta. Altra buonissima opzione per il viaggio sarebbero dei fondotinta compatti, se la vostra pelle appunto tollera il fondotinta in polvere. Ovviamente tutti i liquidi in questa bustina qui, se viaggiate in aereo, metteteli preventivamente in una bustina in cima, in modo tale da poterla tirare fuori, metterla nel cestello e buona lì. Cosa full size? Il mio correttore cancella età. D'estate utilizzo light, d'inverno utilizzo l'ivory. Perché uso il full size? Perché non sento il bisogno di usare una taglia piccolina, perché è già piccolo, cioè piccolo e longitudinale, cioè io capisco la cipria che occupa tanto spazio nel beauty, ma questo capirete voi quanto me ne occupa. In più si può fare di questo qui la taglia ridotta, perché vedete che io tolgo la spugnetta, perché secondo me seccando il prodotto sulla spugnetta ha una resa completamente diversa e molto peggiore. Potete metterlo nella giaretta, ma assicuratevi che la giaretta sia di quelle che chiude benissimo, perché se questo qui resta all'aria si raggruma molto velocemente, proprio per il finish del correttore che non deve fare pieghe, si asciuga molto velocemente. Io vi consiglierei questo qui di portarlo così, almeno l'antietà. Se ne avete altri, tipo ho visto che di quello di Benefit, le Raise Paste, esiste la mini taglia. Non sono un fan di quel correttore perché mi va tutto nelle pieghe, però se siete fan vi segnalo che c'è una mini taglia ad un prezzo conveniente. Come cipria? Allora, come cipria io non ho preso una cipria mini taglia, perché? Perché comunque la cipria io ne uso tanta, invece è un prodotto che finisco sempre. Io adesso uso la Close Up di Nabla, della quale mi sto innamorando. All'inizio non è stato amore, adesso mi sto innamorando. E la uso anche in realtà a volte anche solo per coprire i rossori, perché è leggermente coprente e senza fondotinta. Cioè la uso come se fosse un fondotinta compatto quando non lo è. Però appunto mi trovo meglio con la full size, anche solo per il fatto di doverci passare un pennello grande, diciamo che una delle poche cose che consiglio full size è la cipria. Per le sopracciglia io porto due prodotti, ossia il Gimme Brow, che è semplicemente un gel per le sopracciglia e fine, me le pettina, me le colora, quindi quando voglio un look un pochino più effortless di questo utilizzo il Gimme Brow, e poi utilizzo il Precisely My Brow Pencil. Questa è una mini taglia, può non sembrare, in realtà quella normale ha lo scovolino che io sostituisco con questo. Lo scovolino la porta a essere molto molto più lunga. Non è particolarmente conveniente comprare una matita sopracciglia di questo tipo automatica piccolina, però appunto se la usate solo in viaggio e se non state via 4 mesi potrebbe essere una bella pensata, perché appunto essendo molto lunga mi avrebbe costretto, cioè non ci sarebbe stata nemmeno in questo beauty. Sì, anche il mio ventaglio è in palette. Per quanto riguarda il trucco occhi, io porto una o due basi, che sono l'unica cosa che alla fine mi ha fatto innamorare del trucco di ColourPop Cosmetics. Sono un po' arrabbiata con ColourPop Cosmetics, trovate qui il video, andate a vederlo, mi arrabbio per 20 minuti con ColourPop Cosmetics, continuo a dire ColourPops. Insomma, questi due ombretti che sono Truth and Brandy. Truth and Brandy, Truth è uno champagne veramente da leggerissimo shimmer, quindi è una perla praticamente impercettibile che uniforma molto bene, quindi potrei anche solo portare questo. Se ho intenzione di farmi un trucco strong per qualche motivo porto anche questo, tanto occupano veramente
pochissimo. Li porto così, sono in crema, ma è una crema polverosa, quindi che quando si fissa come se fosse una polverina cipriata, e quindi fa durare gli ombretti molto molto di più. Mi piacciono un sacco questi qui. Quelli che hanno una foglia metallica di questi mi piacciono molto di meno perché si sgretolano. Come palette, ragazzi, la più piccola che riuscirete mai a trovare probabilmente è questa di Zoeva. Vedete com'è sottile. Vi ho preso altre due palette per farvi il confronto, che in realtà ritengo valide per il viaggio, ossia le Obsession di Huda Beauty, quelle in cartone, perché quelle in plastica sono più grosse, quindi l'Obsession di Huda Beauty, vedete come siamo simili, e le Cutie di Nabla. La Cutie di Nabla è decisamente più grossa e, diciamo, per viaggiare preferisco quella di Zoeva. A livello di polveri, in realtà queste sono polveri buone. I colori che c'è in questa qui, Chocoa Blend, ma in realtà ce ne sono di tanti tipi, penso che siano 6, e quindi a seconda del sottotono o della stagione che siete potete trovare la palette ideale. Per me, che dovrei essere un autunno soft, boh, devo vedermi con Rossella Migliaccio, mi deve dire che cosa sono. Questa è una palette che mi sta molto bene, che uso molto con agio. Ovviamente questo se io non ho intenzione di fare un trucco su straccata wow, ma io piuttosto uso questa qui. Questa ha il difetto di non avere il nero, e gli ombretti sono buoni, non sono gli ombretti della vita, ma sono buoni, e appunto ha il vantaggio di avere una cialda piccolina che non sprecate tanto, perché appunto io nelle palette la cialda l'ho toccata pochissime volte, e ha il vantaggio appunto di costare abbastanza poco. La Cutie Palette, il motivo per cui potreste portarla è perché, vabbè, a parte le cialde esageratamente grandi, perché ha il nero e perché gli ombretti sono qualità Nabla, e quindi molto superiore alla Zoeva. Però, insomma, per non saperne leggere né scrivere, si può portare questa, che è piccolina e quadrata, ha questi colori qui, ti ci viene un trucco nude, uno smokey, eccetera. Questa qui ha il vantaggio di essere un pochino più rossastra, che mi piace, però a seconda della stagione, in realtà d'estate io porto questa perché mi trucco più soft, d'inverno posso portare anche questa perché appunto ho il nero e quindi magari mi evito di portare l'eyeliner o la matita, e ho una serie di colori con cui farmi uno smokey un pochino più intenso. Però diciamo che sono delle palette valide. Io ovviamente vi metto i link sempre qui sotto e le potete trovare tutte da Sephora, queste palette. Sempre occhi, io ho portato la matita di Colourpop Cosmetics. In realtà le matite automatiche, comunque il full size è grande come la mini size di Benefit delle sopracciglia, quindi va bene. Cerco appunto cose che non siano troppo grandi per questo astuccio, perché io voglio viaggiare con un astuccio piccolino. Non so se si riesce a capire quanto sia piccolino. Invece l'eyeliner, io ho la mini taglia del roller liner, perché ecco, nell'eyeliner io sono assolutamente pro mini taglie. Perché? Perché l'eyeliner è una cosa che si secca e ha la punta che si usura. La punta si usura, soprattutto se è di feltro, comunque se è rigida, ma anche se è fatta in setole, verso la fine inizierà a non essere più precisa, quindi io preferisco piuttosto prendermi una mini taglia rispetto alla taglia normale, perché appunto sono sicura che la utilizzerò fino in fondo, che fino in fondo la punta non sarà usurata, perché la punta è la solita, quindi essendoci meno utilizzi comunque per forza sarà meglio la resa di questo. Insomma, in genere l'eyeliner ha una resa migliore in mini taglia. Poi il mascara invece full size, anche se prendere una mini size potrebbe non essere male. Lo stesso discorso dell'eyeliner, il mascara si seccherà meno, perché appunto contenendo meno prodotto, meno utilizzi, sicuramente avrete una resa migliore in genere. In più incentiva il fattore igienico, nel senso che una mini taglia comunque dopo un po' vi finisce, voi siete costretti a cambiarlo, e sarà sicuramente più igienico che avere un mascara come questo che magari tenete 6 mesi. Ragazzi, il mascara dopo 3 mesi va cambiato, se mi dicessi i batteri che ci sono sugli scovolini dei mascara. E soprattutto non allungate mai un mascara, discorso generale, non allungate mai mascara con olio, con goccine. Io ho avuto una discussione con una ragazza qui sotto che non so, era ottico, non lo so, che diceva che nel mascara metteva le goccine delle lenti a contatto. No, no, a parte perché io voglio vedere come mi mettete le goccine se non vi toccate mai l'occhio con il cosino delle goccine. Uno. Due, le formule, ci sono dei bilanciamenti precisi nella cosmesi. È chimica. Se voi aggiungete un elemento ad una formula, non sapete mai che ne viene fuori. Potrebbe non succedere niente, diventare il mascara della vita, potrebbe anche succedere qualcosa e creare qualcosa che vi fa male oppure che è brutto. Quindi
Piuttosto scegliete mascara economici, andate da Essence, prendetevi mascara che sono ottimi, però cambiateli ogni 3 mesi. Sempre non allungatevi, se si seccano li buttate. Comunque a me, io non so come a voi facciano a seccarsi i mascara, perché io se li chiudo bene non mi si secca. Prodotto per la base CC Red Correct, che sapete che è il mio prodotto per una base sheer preferito. Allora, in genere, ad essere sincera, o porto questi o porto questo. Non porto tutti e due, a meno che io non abbia, che ne so, stia via una settimana e ci saranno dei giorni che voglio essere truccata un pochino più low key e dei giorni in cui voglio essere più full glam. Il primo che dice che dico troppe parole in inglese, porca miseria, gli taglio le ditine con cui scrive sulla tastiera. Come sono simpi. Comunque, il CC Red Correct è un'ottima CC cream. Pialla i rossori da Dio, ma in più dà una coprenza veramente carina. Non è una coprenza alta, è media. Non è neanche medio-bassa, è media. E a me piace da morire, mi piace la sensazione. E in più la mia pelle sta benissimo dopo, non so perché. Cioè, mentre dopo il fondotinta io la sento stressata, la pelle. Se questo lo uso tutti i giorni, sta una favola. Quindi la mini taglia di questo, assolutamente. Anche perché se porto l'altra in aeroporto e se me la bloccano, mi tocca azzannare qualcuno. Quindi preferisco portare la mini taglia. Veniamo al viso. Al viso sono capodossimo questo prodotto, mio Dio! Il viso è un duo di NARS. Questo lo consiglio assolutamente, perché NARS ha dei costi folli. Anche questo costa tanto, però almeno è un duo. E avete Orgasm, che è il celeberrimo blush di NARS, che è il mio preferito oltretutto, veramente carino. E in più avete anche Laguna, che è una terra. Allora, la terra Laguna non fa un contouring bello strong, bisogna lavorarla un pochino, però è un'ottima polvere e questo è un modo per sfruttare al massimo un prodotto di un designer brand. Questo comunque lo consiglierei anche al di là del viaggio, però comunque questo è super compatto, ve lo faccio vedere in confronto alla palette di Zoeva, in confronto alla mia faccia. Vedete che stiamo parlando di cose compatte. La dimensione e la lunghezza delle cialde permettono di non far casino coi pennelli. Ora vi sto per far vedere la cosa più carina dell'universo. Il mini illuminato di Becca. Questo è un full size, questo è un mini size. Mamma! Io gli illuminanti li prendo solo mini size d'ora in poi, perché appunto ne ho alcuni full size, ma ve lo faccio vedere, questo lo uso tanto. Quando mai io lo finirò questo? Quando? Quando lo finiamo? Mai! Molto bello per lo specchio, molto bello tirarlo fuori dalla borsa e dire guarda, c'ho l'illuminante di Becca. Però, se devo dirvi, la mini size, meglio. Questo è Moonstone, è veramente super cute. Ha un mini specchio anche questo, carino, comunque per dare l'illuminante sul naso e sullo zigomo, è carino. Si chiude molto bene, la confezione è toccosa, proprio è siliconata. E appunto occupa pochissimo, cioè guardate, occupa quanto l'ombretto di ColourPop tra un po'. Veniamo alle labbra. Per le labbra io di solito faccio così, porto 2 rossetti liquidi di Clio. E in genere la mia combo preferita è MLBB e ASAP. Ora, se ho il beauty troppo affollato, perché magari, che ne so, ci ho messo dentro anche delle ciglia finte e la colla, perché so che mi dovrò mettere delle ciglia finte, tolgo uno dei due e lo sostituisco con un prodotto che in realtà ho scoperto da pochissimo, che sono i Lipstick Matches. Sono praticamente dei fiammiferi che sono rossetti monouso. L'unica cosa è che secondo me soffrono un po' il caldo, quindi il fatto di portarmeli dietro non mi fa stare super sicura. Però se io un giorno voglio cambiare rossetto, so di avere l'opzione e so che non mi occupa molto posto, perché appunto in realtà questa confezione si può anche un po' schiacciare e non succede nulla. Può essere un'opzione, potete prendere delle mini taglie di rossetti liquidi tipo quelli di Uda. Da Sephora trovate queste confezioni qui, che spesso sono nei prezzi sexy. A parte la bellezza della scatola di latta, così, vabbè, la mia c'ha ancora l'etichetta da togliere. E dentro in genere trovate un rossetto liquido e un gloss e una matita. È un set comunque molto conveniente, a me non è mai capitato di finire un rossetto liquido nella mia vita, ma appunto può essere per il mio lavoro. Comunque, se voi siete come me, lo sapete, non vi preoccupate, io vi comprendo. Comunque, la mini size, come vedete, occupa tanto tanto di meno. Cioè, il rossetto di Uda in genere è più grosso di quello di Clio, invece la mini size occupa di meno e può essere un buon modo per portarsi il gloss aggiuntivo, il rossetto aggiuntivo, se non si vuole prendere i fiammiferini, che hanno dei pro ovviamente e dei contro. Però i fiammiferini volevo farveli vedere perché in effetti li porto dietro e sono un'alternativa molto divertente. Poi nel mio beauty, nel mio mini beauty, c'è un mini all nighter.
Ora, potrà sembrarvi grosso questo, ma ora vi faccio vedere quello davvero grosso. Mettere questo o mettere questo nel beauty fa una drammatica differenza. Ed è il miglior setting spray dell'universo. Ho scoperto anche una cosa in realtà. Questo setting spray praticamente non ti fa sudare. Eravamo in un teatro l'altro giorno a Milano, che c'erano tipo 56 gradi senza aria condizionata. Io sudavo in tutte le parti del corpo, tranne in faccia e nel collo, dove io l'avevo messo, ero completamente opaca. Ragazzi, se non può salvarvi il trucco lo nighter, nulla può. Inoltre, dentro il mio beauty ho anche questo piccolo rossettino, che in realtà è una boccettina di profumo. In realtà questo me lo potrei mettere anche in borsetta. È della Cacharel, com'è che si scrive, insomma. Quindi questo è il mio beauty. E adesso lo riempiamo dall'inizio. E quindi andiamo di all nighter. Base. Come vedete si chiude senza nessuna difficoltà, a parte il fatto che ho lasciato il cursore della cerniera dentro. Maledizione! Come vedete si chiude senza difficoltà. Questa è la mia trousse ideale. Insieme a questa trousse, imprescindibilmente, io porto sempre anche questa. Quella dei pennelli, che come vedete è lunga, è sempre di Nabla. Ha dentro una spugnetta che pulisco ogni volta. Ora in questo caso ho appena fatto questo trucco, quindi è sporca. E ho una selezione di pennelli interessanti qui dentro. Questo è un bullet per le labbra. Questo è un pennello Essence che io utilizzo per i blush. Questo è un pennello di Mulac. I pennelli di Mulac sono abbastanza piccolini, anche se non sembra. E quindi questo è il Jolly Brush e lo uso per il contouring. Poi questo è un kit di pennellini di Nabla, che sono molto piccoli, perfetti per il viaggio e perfetti per un completo look occhi. Ve lo linko qui sotto. Questo è un pennello illuminante Nabla. E questo è un pennello pensato per il correttore, sempre di Nabla. In aggiunta a questo kit io ho altri due pennelli, che sono piccolini e compatti e che mi piacevano, e sono della Essence. Questi bianchi con la finita oro rosa sono veramente carini. Anche qui dalla parte delle setole metto la beauty blender, perché c'ha più spazio per infilarsi. Voilà, secondo beauty fatto. E questo è quanto. Questa era la mia organizzazione beauty da viaggio e il mio viaggio nelle mini taglie. Magari l'avrei dovuto dire all'inizio, ma poniamo che ovviamente ci sono cose molto più a bassa manutenzione di così, nel senso, io non giudico nessuno che decida di portarsi solo un beauty per tutto quanto, che decida di non struccarsi, oddio no, se non ti strucchi ti fai male, però nel senso che decida di avere meno cose dietro di quelle che ho io vi ho fatto vedere una trousse completa per me, ovviamente io mi trucco in questo modo, però voi potete sentirvi tranquillamente liberi di non truccarvi quando siete fuori, ok? Oppure di truccarvi solo con il mascara e il correttore, a me va bene. Non vi giudico, voi non giudicate me, queste sono le mie trousse. Quindi capite, se io portassi tutte cose di dimensione normale, con che beauty viaggerei? Questo per me è già essere molto compatti. Vi ringrazio per avermi guardata, se vi è piaciuto questo video, se avete trovato qualche spunto utile, voglio che voi clicchiate mi piace, lo dovrei dire all'inizio ma mi dimentico sempre. Quindi cliccate mi piace, iscrivetevi a questo canale se volete vedere altri video come questo, o non per forza come questo, in realtà io sono molto varia. Anzi, scrivetemi qui sotto che video vorreste vedere la prossima volta, che sono un po' corto di idee. Inoltre vorrei che commentaste, mi diceste in che modo il vostro beauty da viaggio è diverso dal mio, anche voi siete poscettomani oppure preferite il beauty quello grosso da mettere in valigia, avere tutto lì? Fatemi sapere. Un bacio grande a tutti e alla prossima. Ciao. In tutto ciò mi sono dimenticata di spruzzarmi l'all nighter, quindi lo farò adesso, non con il mini size, con il full size. Ma ciao, sono la Dani, montatrice del futuro, anche oggi struccata in pigiama a montare video. Volevo dirvi che oltre a farvi la schermata finale oggi, vi dico anche che ci sono delle offerte dell'Amazon Prime Day qui sotto. Allora, lo sapete che l'Amazon Prime Day è una specie di Black Friday a luglio, quindi ci sono delle offerte super convenienti se voi tipo con il Black Friday non siete riusciti a comprare nulla a novembre. Come per il Black Friday io vi ho messo la mia selezione di link, e oltretutto sapete che io sono affiliata a Amazon, quindi mi arrivano le offerte in anteprima e quindi sono riuscita a fare una bella selezione non solo di fashion ma anche tecnologica eccetera, quindi andatela a vedere in info box. Fatemi sapere se vi ho fatto scoprire qualcosa di utile in offerta. E niente, vi ricordo che potete iscrivervi al canale tramite quell'iconcina lassù, oppure vedere uno dei passati video con quel quadratino lì.